Buongiorno, sono le 8:15. Guardate. Dopo ve lo faccio vedere bene che adesso devo entrare. E praticamente vedo che una ragazza carinissima davanti all'albergo a salutarmi, a fare la foto con me, mi ha portato il cartellone, è stata proprio carina. Sì, ci sono. Tu? Sì, mi stai guardando, grazie. Dopo lo faccio vedere bene, che adesso devo assolutamente entrare, dobbiamo iniziare più sotto. Mi sono truccata, adesso aspetto che mi vestano. Mi vestono, sembra che... No, vabbè, aspetto che mi viene i vestiti che devo mettere. E poi vado sul set, che finiamo di filmare un pezzettino di video. E basta, quindi facciamo adesso video, poi dopo pranzo invece le foto, e dopo pranzo poi arriverà anche Gigi, sono contentissima, non vedo l'ora, e praticamente faremo una foto insieme. Infatti io ho già detto, no, non posso avere tipo un, non so, una scatola, un ripiano su cui tipo mettermi, perché è altissima. E non so se vi ricordate, se avete visto una fotografia che avevo postato su Instagram l'anno scorso, quando è stato? L'anno scorso, sempre un evento Maybelline, secondo me era tipo settembre. Era settembre, perché c'era la Fashion Week in quei giorni. E credo, non vorrei sbagliare. Vabbè, comunque niente. E niente, ho fatto una foto insieme. E parlo bassissimo voce perché mi vergogno sempre un sacco a bloccare. Vabbè. E shooting finito, adesso stavo sbirciando qua tra tutti i vari vestiti un'opzione perché abbiamo ancora un altro cambio, poi un cambio oggi pomeriggio con Gigi, e vi faccio vedere. Mi piace un sacco questo qua, rosa, anche se è super mega trasparente. E vabbè, sapete che insomma non metto mai vestiti troppo trasparenti, però è bellissimo, mi piace un sacco. Aspettate che giro anche questo, anche questo mi piace un sacco, che ha sempre tutto il pizzo. E poi anche questo qui, che vedete è lungo 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 fino in fondo ai piedi. E niente, basta, adesso sto aspettando che finiscano anche le altre, così possiamo fare la prossima scena. Sono ancora qui, sto aspettando. E niente, ho appena scoperto che mangiamo alle 3:30, sto morendo di fame, è tipo 1:30, quindi mancano ancora 2 ore. Niente, il mio stomaco continua a brontolare, sto proprio morendo di fame. E niente, a saperlo mi portavo il computer e mi mettevo qua a editare il vlog di ieri, così lo potevo caricare. Ma vabbè, non lo sapevo insomma. E vi faccio vedere il mio outfit, eccolo qua, questo vestitino rosa che adoro. E mi piacciono tantissimo anche i capelli così tutti mossi, questo mosso che, cioè, non è proprio boccolosissimo, ma è un po' più morbido, un po' più naturale. Mi piace un sacco. Ecco, abbiamo finito di cenare, adesso sto andando in bagno prima di arrivare Gigi. E poi quando arriva, anzi prima che lei arrivi, vado subito in bagno e poi mi cambio, che mi vesto, mi preparo, poi arriva lei. E vediamo, perché poi guardano anche come è vestita lei, che vestiti ha, e praticamente fanno sì che tutti i vestiti insieme ci stiano bene nella scena e che abbiano un senso, cioè non una super elegante e l'altra, non so, in jeans. Quindi se magari lei è super elegante, anche il mio sarà elegante e viceversa. Insomma, praticamente mi vesto come si vestirà Gigi, più o meno nello stile. E niente, vado in bagno, direi che non vloggo in bagno, direi che non è il caso, no. Eccomi, sto tornando, mette fuoco? Non funziona più il fuoco, sapete, di questa... Ah no, funziona, ok. Dicevo, ok, adesso sto andando a cambiarmi e penso che mi risistemeranno ancora il trucco e magari un po' anche i capelli. Cioè, vi assicuro, non mi sembra vero, cioè, se mi avessero detto che farei un servizio fotografico insieme a lei, cioè, non ci avrei mai creduto.
proprio mai, 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 mai creduto. È pazzesco. Cioè, non ho parole. No. Sono contentissimissimissimissimissimissimissima. E oltre al fatto che non ci avrei mai creduto, non ci credo neanche tuttora. Cioè, anche adesso non mi sembra vero. Cioè, infatti sono qua. Che non so se essere tipo super mega agitata oppure tranquillissima. Perché in realtà non me ne sto rendendo conto. Quindi sapete quando non vi rendete conto delle cose. Ecco, io tipo in genere inizio a rendermene conto quando manca tipo pochissimo. Quindi quando studiano, ok, sono arrivato a 10, sicuramente inizierò tipo ad agitarmi un sacco. Ti a fuoco. Ok, eccomi qui, mi sono cambiata e sono pronta. E sono quindi pronta per lo shooting. Questo mio outfit, questo vestito di pelle color panna più o meno. Mi hanno risistemato il trucco, mi hanno risistemato i capelli e sono pronta. E adesso sono agitatissima, cioè sono veramente agitatissima. Tremo, non so cosa fare. Tra l'altro io sono impacciatissima sul set con altre persone perché sembro, avete presente tipo un robot che si muove e fa tutti i movimenti tipo robotici così, ecco, uguale, faccio così. Justin Bieber, sento Justin Bieber. L'aperitivo con Gigi e adesso andiamo sulla terrazza al Gallia. Ci siamo cambiate in una camera, in una camera d'appoggio qui. Adesso sto entrando. Non vi ho più raccontato che cosa ho fatto praticamente. Abbiamo finito tutto lo shooting con Gigi e Edith. Poi siamo andate tutte noi Maybelline Girl al Gallia. Avevamo lì una camera in cui ci siamo cambiate e preparate, perché poi c'è stato il party di Maybelline insieme a Gigi, a quelli di Maybelline, c'eravamo noi eccetera eccetera. Adesso siamo tornate qua in hotel. Sto andando in camera a cambiarmi perché mi metto il costume e finalmente provo la spa. E viva viva, non vedo l'ora. Quindi adesso mi metto il costume, l'accappatoio e scendo giù direttamente nella spa e poi vado a cena. E niente, quindi questo vlog finirà qui perché insomma non posso portarvi nella spa perché mi si rovinerebbe la macchina fotografica con l'acqua. E quindi niente, io spero che questi vlog insieme vi siano piaciuti, spero di avervi tenuto compagnia in questi giorni. E niente, ciao, grazie per avermi guardato, grazie, 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 grazie ragazzi, ho letto tutti quanti i vostri commenti, ho visto che siete state super carine e contente di questa serie di vlog e sono contentissima anch'io, quindi veramente grazie dal più profondo del mio cuore. Ciao!